Incidente nella mattinata di mercoledì 24 febbraio, poco dopo le 7:30, in località Quassasco, sull'SP 460 Valperga. Coinvolte due vetture, una Fiat 500 e una Kia Sportage e un Pullman GTT. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Bianca del Canavese, le di soccorso del 118 e i carabinieri di Quornier e del nucleo radiomobile di Ivrea. Il bilancio è di due feriti, un uomo è ritrasportato al CTO e il figlio, meno grave, è trasportato all'ospedale di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, pare che mentre la Fiat 500 stava svoltando, è stata urtata dal pullman che viaggiava dietro di lei, scaraventandola contro la Kia che proveniva dal senso opposto. L'uomo e il giovane a bordo della 500 sono stati sbalzati fuori dalla vettura. Solo tanto spavento e qualche lievissima contusione per i pensionati a bordo della Kia, illeso il conducente del bus. Gli accertamenti sul sinistro sono al vaglio dei carabinieri. In entrambe le direzioni si è formata una lunga coda a causa della chiusura temporanea del tratto stradale.